Cioè, no, assolutamente no. La Gioiese è... ha giocato una partita molto maschia, eh, mai arrendevole. Eravamo sopra di 20. Forse inconsciamente abbiamo pensato erroneamente di averla chiusa. Invece, c'era una. Altri 25 minuti a giocare, perciò giustamente Gioia si è rifatta sotto, ha alzato la difesa, ha giocato una partita veramente molto intensa e di quantità e questa tattica obiettivamente stava pagando. Noi poi nella seconda parte di, di gara siamo stati molto bravi, ci siamo detti di gestire i ritmi, di, non, di giocare un po' più ordinati e, ed è andata bene, abbiamo gestito molto bene anche quei frangenti di partita molto caotici, quindi abbiamo fatto secondo me una prova molto matura. Percorso netto, titolo di campione d'inverno, però ovviamente il tuo coach come sempre che conosce bene questo campionato, getta acqua sul fuoco, c'è da lavorare tanto, sui meccanismi, su tante piccole sfaccettature. Il più è stato fatto, ma ovviamente adesso arriva il bello. Noi non vediamo l'ora di giocare sempre quella dopo. Una volta finita una partita vogliamo, giocare, eh, vogliamo che arrivi subito domenica per giocare quella dopo perché ci stiamo veramente divertendo a giocare insieme. Quest'anno eh, lavoriamo sodo durante la settimana per oleare questi meccanismi che di partita in partita andiamo sicuramente migliorando. Eh, dobbiamo, secondo me, più che meccanismi tattici eh, avere un controllo della partita migliore sotto il punto di vista mentale perché a volte ci facciamo. Facciamo un po' trascinare dagli eventi, invece di pensare a noi pensiamo ad altre cose, ci distraiamo e quindi invece di chiudere le partite, essere un po' più cinici, ce le, ce le giochiamo fino al quarto quarto e finora non ci, ha, non ci ha punito questa cosa. Però poi chissà in futuro nella partita importante potrebbe succedere che perdiamo il controllo, perdiamo la partita, quindi dobbiamo migliorare questi aspetti sicuramente. Lo chiami puma ogni tanto il tono, il tono amico sotto canestro? Eh, Gianni glielo ho detto, non, eh, non siamo proprio la stessa, lo stesso duo col Puma perché era unico sinceramente. Come Davide Cuzzola, per chi non lo sapesse, che salutiamo. Eh, perché con Davide c'era un'intesa veramente... Che con Gianni ovviamente si sta costruendo di partita dopo partita, hanno caratteristiche simili ma diverse, perché Davide aveva un tiro da fuori magari un po' più affidabile, ma Gianni ha un atletismo pazzesco che deve imparare a dosare. Veramente ha un potenziale eh, tecnico-tattico, atletico, ancora tutto da esplorare. Quindi in bocca al lupo a lui e speriamo che continui a crescere con noi. Le visualizzazioni questa sera abbiamo assievato anche 200 simultanei all'interno della nuova. La nuova... Veste grafica eh, vuol dire che anche la Serie D, nonostante tutto, è un campionato appetibile. Assolutamente, eh, secondo me si sta dimostrando come l'anno scorso, anche se c'è un numero di squadre ridotto rispetto all'anno scorso, l'anno scorso era ancora più bello perché c'erano 10 squadre, quest'anno siamo 8 però nessuna partita scontata, eh, tante squadre cercano di far valere il fattore casa, eh, noi siamo da Castrovillari, abbiamo vinto di 30 in casa, sapevamo che lì sarebbe stata una bolgia, sarebbe stata una partita molto difficile. Eh. Partendo sotto 15 abbiamo rimontato, abbiamo vinto poi di 4 punti una partita veramente bella. Quindi anche per noi è molto stimolante e motivante eh, giocare partite così, scendere in campo la domenica senza sapere eh, come finire la partita, eh, sapendo che ogni partita va giocata minuto dopo minuto. Complimenti per la felpa, ma la maglia di Joe Bryant era superiore devo dire. Assolutamente, il meglio deve ancora venire secondo me Gianni. Eh, vabbè. Mi tengono pure i segreti, complimenti a voi, <ride> buon lavoro. Alla prossima, grazie.